sappiamo bene cosa abbiamo passato negli scorsi anni, tanta sofferenza, tanta voglia di tornare dove meritavamo, una società solida che ha fatto un passo alla volta con dei ragazzi straordinari e dei tifosi che hanno sempre seguito la squadra anche nei momenti peggiori, quindi siamo veramente molto molto soddisfatti, ce lo meritavamo, la squadra era forte e insomma oggi è una grande emozione, il fatto che eravamo qua in tanti vuol dire che ci abbiamo creduto fino in fondo e per noi oggi è un grande momento di gioia. È una cosa meravigliosa, non ho parole perché veramente io purtroppo le sento troppo le partite e mi sto riprendendo in questo momento perché è stata una gioia indescrivibile. Finalmente dopo 13 anni torniamo in Serie C, per noi sarà solo un trampolino di lancio perché le nostre ambizioni sono ancora di più, di crescere ancora di più, quindi non sparo la B adesso ma la sparerò presto. Ci godiamo il trionfo perché penso, magari anche un po' egoisticamente, ma si è meritato, dai, credo che abbia vinto la squadra che ha lavorato con più umiltà, che non ha mai mollato, che è stata umile e che penso veramente abbia messo cuore e anima in questa rincorsa, in questa rimonta. Poi eravamo un po' disperati perché gli episodi ci avevano dato un pochino contro, ma dai, penso che oggi sia la festa di questa squadra, di una città, dai, che era tanto che mancava dalla Serie C e dal calcio professionistico. Mi piace pensare che sono contento per ogni compagno che ho avuto al fianco di questa cavalcata e dico la verità, è stato un gruppo che granitico, che ha avuto veramente gli attributi e ha avuto la forza di non mollare mai, quindi non penso non ci sia dedica più azzeccata di qualsiasi compagno che ha seduto al mio fianco o che ha giocato al mio fianco. È la festa anche di tanta gente venuta qua da Pesaro, il settore ospiti pieno dopo una settimana che per voi non sarà stata facilissima. Sì, no, ci abbiamo creduto e ci hanno creduto i tifosi, quindi la bellezza poi di questa vittoria è anche questa, che non abbiamo mai mollato nemmeno a meno 9, quindi perché farlo quando mancavano 90 minuti, e quindi dai, penso che sia una vittoria meritata. Io avevo vinto ad Ancona, però penso che vincere nella propria città, dai, la goduria sia doppia. Sotto la doccia, fare un giro sotto la doccia in questa occasione penso che ci sta anche vestiti, via. È stata una sua vittoria particolare, è arrivata 6 giornate dalla fine alla guida di questa squadra, forse con un ambiente che neanche non ci credeva più tanto, e poi è arrivata questa gioia incontenibile anche in tutta la città. Sì, devo ringraziare davvero tutti i ragazzi, la città, la società, i tifosi, davvero sono state 7 settimane davvero, davvero intense, davvero importanti. Anche per lei insomma è una gioia importante, la prima vera esperienza, no, da allenatore? Ah, sì, la prima vera panchina, penso che non si poteva sperare di meglio, quindi davvero vediamo molto emozionata. Cioè, è un passaggio importante, non lo posso di certo nascondere, quindi sono davvero contento. Ho detto 90% no, 10% sì, si è avverato il 10% sì, siamo felicissimi. Colgo questa occasione per ringraziare, anche se non ci sono più con noi, Mister Riolfo, Mister Pantera e Stefanelli, credo che sia giusto e doveroso ringraziarli e credo che sono a festeggiare a casa questa impresa, perché secondo me abbiamo fatto un'impresa e adesso godiamoci la festa. Dopo tantissimi anni il Pesaro ritorna in Lega Pro, è stato qualcosa di fantastico e devo dire la verità, è stato veramente meritato, ecco, insomma. La rivincita mia personale, perché l'anno scorso onestamente non ho fatto una bella annata, bene o male a 36 anni rimettersi in gioco non è mai facile, ho trovato grande motivazione, ma questo devo ringraziare il mister che c'è stato prima, Stefanelli che mi ha voluto prendere, i miei compagni, il mister attuale, la società, tutti che mi hanno preso e mi hanno dato fiducia e spero di averla ripagata, ecco.